Buon salve, cari pixelini, e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ragazzi, siamo pronti per continuare questa fantastica missione secondaria. Dobbiamo andare in biblioteca perché bisogna fare. Cioè, abbiamo un appuntamento con degli amici, non lo so, ragazzi. Nel video scorso sono andato a vedere se ve lo siete persi. Abbiamo fatto un sacco di figuracce. E insomma, ragazzi, cioè il nostro personaggio è innamorato. Tutta la scuola adesso sa che noi siamo innamorati e bisogna fare qualcosa. Eccoci in biblioteca. Mi piace questa missione secondaria e non questa che non stava molto bene, perché ci sono un sacco di personaggi che vogliono parlare. Dove si trovano i libri sulle infestazioni di Doxy? Ah, sì, perché la sala comune di Serpeverde è piena di Doxy. Anche i professori leggono. Vabbè, soprattutto i professori leggono, direi. Shh! Lei ovviamente dice solo shh, non sa fare altro. Ok, ragazzi, noi dobbiamo fare un gruppo di studio con Tulip, Andre. Andre, perché Andre? Perché se vedete bene, la parte seconda sono dei vestiti per l'ennesima volta. Nel mentre continua a dire qua le altre missioni secondarie sono sparite, le altre due che dovevano uscire, probabilmente è stato un bug o quant'altro. E Barnaby, vediamo un po' che succede. Abbiamo sentito della lezione con Piton, tutto bene? Più o meno. Ragazzi, non so se fare una voce un po' veneziana a Tulip. Abbiamo sentito della lezione con Piton, tutto bene ciò? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. È stato umiliante? E i Longhorn Romani hanno un corno o due? Oddio, allora, i Longhorn rumeni hanno due, credo, giusto? Oh no, la più pallida idea. Non lo so. Credevo fosse un test. No, volevo solo sapere la risposta. Ma se... come faccio a sapere se è giusto o meno? Boh. Barnaby, smettila di parlare di compiti. Pensavo che fossimo qui per studiare. Pure io. Ma avevamo deciso di parlare di vita reale prima. È molto più interessante delle corna di drago. Io non ero presente per quella decisione. Quale decisione? Ah, quella di vita reale, ok. E se con vita reale ti riferisci alle lezioni di pozioni, preferisco non pensarci. Non voglio parlare di quando Piton ha letto il mio biglietto. Biglietto, tra l'altro, da seconda elementare, ragazzi. Cioè, è possibile che il nostro personaggio abbia fatto questo biglietto? Cioè, veramente. Proprio. No. Neanche noi. Shh. Madame Pince, cioè, facciamo un po' i cavoli suoi. Neanche noi. Splendido. Esatto, vogliamo solo sapere per chi era il biglietto. Non te lo dirò a te, certo. Non posso dirvelo adesso. Se vogliamo restare in biblioteca, dobbiamo almeno far finta di studiare. Io ci sto. Far finta di studiare è praticamente come studiare. Non credo, signor Barnaby. Oh, hai rotto un po' le scatole ora, però, bibliotecaria. Ah, quindi ci tocca, insomma, studiare davvero. 3 ore di energia, iniziamo subito a studiare. Dovrei studiare sul serio. E allora facciamolo. E in effetti vai a studiare anche io che sto registrando in questo momento. Se vuoi proprio saperlo, non sto scrivendo il nome di chi mi piace. Passami la penna. Così sembriamo impegnati. Cosa pensi di fare adesso? Scriverai un altro biglietto? Spero di no. Spero proprio di no, davvero. Sinceramente no. Siamo tuoi amici. Puoi dirci chi ci piace. Beh, magari è uno di voi, quindi no. Sei un famoso spezza incantesimi ormai, la gente vuole sapere di te. Ah, stai zitto. Sì, vi tengo d'occhio. Spostate qualche libro, la Pince ci sta guardando. Far finta di studiare è più divertente che farlo sul serio. Quella fa show come al solito. Dici per chi era il biglietto? Dovrei studiare sul serio, questo abbiamo già letto, ragazzi, quindi direi che abbiamo letto anche questo. Cotta, che parola strana. Cotta, cotta, cotta. Ok, questo abbiamo già letto. E vediamo un po' se Barnaby ha qualcos'altro per noi. Non ha niente per noi attualmente. Oh, vediamo un po'. No.
non ha detto per noi, e quindi ragazzi abbiamo finito. Eccoci qua, raccogliamo le 5 stelline e andiamo avanti. Tutto questo interesse per la mia vita sociale mi sorprende. Non ci sono abbastanza cose interessanti a Hogwarts. È una scuola di magia e stregoneria, dopo tutto. Fidati, Rocky, sei più popolare di quanto tu creda. Ma se preferisci non dirci chi ti piace finché le chiacchiere non si calmeranno. Per esempio, se stai pensando alla tua prossima mossa... Non ho la più pallida idea di quale sarà la mia prossima mossa. La vostra prossima mossa sarà andarvene dalla mia biblioteca. Com'è antipatica, però, mamma mao. Madame Pince, stavo giusto osservando il vostro gruppo di studio. Pensate che sia la prima volta che ho a che fare con studenti che fanno confusione con la scusa di studiare? Mi sa che è una domanda a trabocchetto. Non risponde. Barnaby, prendete le vostre cose e andatevene. Trovate un altro posto per sproloquiare. Che antipatica. Allora, dove vogliamo andare a sproloquiare? In un posto molto lontano dai pettegolezzi e molto lontano anche da voi, quindi. Ho lo stomaco ancora sotto sopra. Forse pranzare mi aiuterebbe. Andiamo. Vabbè, ragazzi, a questo punto mi sa che si va a fare pappa. La gente non fa altro che parlare di te. Ti consiglio di trovarti qualcosa da mangiare e di leguarti. Quindi bisogna anche mangiare in fretta per colpa dei pettegolezzi. Tutta colpa di Piton. Come al solito in cortile. Pranzo in cortile? Da quando si pranza in cortile? Ah, perché siamo da soli. Perché non c'è nessuno. Perfetto. Perfetto. Oh, ok, perché abbiamo preso la roba da pranzo. Ora siamo da soli. Con tramezzini, con tutta roba che c'è, tramezzini. Maledetto Talbot. Non sceglierò te. Un pranzetto all'aperto. Bello. Talbot, che cosa ci fai qui? Quando voglio pranzare da solo, vengo qui. Hai invaso il mio territorio. Punto i piedi, sicuramente, perché non me ne frega niente di te. Facci l'abitudine, Talbot. Il cortile è di tutti. Lo so, ma vedi che hai subito alzato la guardia? Sì, ma ora siamo amici. E sia cosa, cioè, vabbè. Non dimenticherò mai che mi hai aiutato a trovare la collana di mia madre. Ah, giusto, avevamo fatto quella cosa lì. Hai fatto una faccia quando pensavi di dover litigare per il diritto di usare il mio cortile. Mi stai prendendo in giro? Perché oggi non è proprio la giornata, Talbot, trovo per nulla. Ecco. Quella faccia lì. È bello vederti ridere, però immagino che non capiti spesso. Certo che rido, coi miei amici. Beh, ti ho detto perché sono qui. E tu che ci fai in cortile, a parte non mangiare? Ma veramente sto mangiando, non mangiando. Prima, dimmi come riesci a restare sempre in disparte. Abbiamo due tramezzini e due patate? O forse un sacchetto, un fazzoletto. Ma non sono tipo da dare consigli. E dovresti invece, maledetto. Non voglio un consiglio, voglio sapere dove sono i tuoi nascondigli. Ho bisogno di prenderne in prestito un paio. E questo vuol dire un'ora di energia. Un'ora sola di energia. Ho un nascondiglio nella foresta proibita, ma non è facile da raggiungere. Vabbè, te voli è facile. Chissà se quel momento imbarazzante sarà presto dimenticato. Ascolta attentamente le mie indicazioni. La gufferia è il mio posto preferito. Che me frega, c'è busto. Quando sei qui da solo non ti senti mai osservato dalle statue. Cioè, ragazzi, sono statue. Tutti sanno della stanza dei manufatti, ma è comunque un buon posto. Sì, ma ci trovo sempre soltanto Ben. Non posso svelarti tutti i miei nascondigli, o non me ne resterà neanche uno per me. Vabbè. Nel senso, il giorno in cui ci sono io non c'è lui. Cioè, hai riflettuto molto sui tuoi nascondigli. Basterebbe che il giorno in cui hai occupato uno, lui va nell'altro. Cioè, va bene, lasciamo stare. Non ti senti mai solo quando sei nascosto? Ma magari sta bene. In dormitorio nessuno mi disturba. Per quanto posso prendere in prestito questi nascondigli? Ho un nascondiglio. Questo abbiamo già letto, ragazzi. E credo che anche questo l'avremo già letto. Mi sa di... Sì. Quindi ci becchiamo le 5 stelline come al solito e andiamo avanti. Vediamo un po'.
Ti ho detto dove mi nascondo. Ora tocca a me. Tocca a te. Che ci fai nascosto qui? Sono stufo di essere fissato da tutti. Sono il pettegolezzo del giorno. Non hai sentito? Ho sentito, sì. Sono al centro dell'attenzione perché ho una cotta segreta. Come ho detto ai miei amici, non mi piace essere al centro dell'attenzione. È stancante. Possibile che i miei amici abbiano tutte queste domande? Io non ti chiederò niente. E sono tuo amico. Grazie, Talbot. Aspetta, dove vai? Questo sarà pure il mio territorio, ma al momento è il tuo nascondiglio. E quindi diventa un'aquila e se ne va. Guardate la mia ombra pixelata, brutta ma non so cosa. Va bene, lui è diventato un'aquila e se ne... Ragazzi, siamo Animagus. Il fatto è che basterebbe diventare un gatto, ci mettiamo a dormire sotto un albero e abbiamo vinto. Invece no, mentre noi mangiamo, arriva la gente... il panino è sparito, dal nulla. Alla faccia del nascondiglio. Forse dovrei provare la stanza dei manufatti. Guardate l'ombra com'è pixelata. Cioè, ragazzi, sviluppatori, fate qualcosa di buono. Che cavolo. Ma ragazzi, tutto questo lo andremo a fare nella prossima puntata di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ci vediamo per la prossima puntata, dove andremo nei nascondigli nel corridoio con Penny. E chissà se nel mentre che siamo al nascondiglio potremo fare un po' di mlml con lei, che in realtà è quello che vorrei fare. Ragazzi, io penso che andrò a invitare prima o poi Penny entro la fine di questo evento e spero che ci scappi anche un bacetto. E fatemi sapere qua sotto nei commenti chi volete andare a invitare. Nelle storie di ieri ho fatto vedere, insomma, le 6 persone si possono invitare. Se ve le siete perse, scrivetemi su Instagram che rifaccio la storia, eccetera, e lo scopriremo. Direi che per oggi è tutto. Mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e fatemi sapere appunto chi vorreste invitare in questo primo appuntamento. Per oggi è tutto. Seguitemi su Instagram sull'account ipixelmatto e, se volete, il mio account Telegram, dove c'è il mio gruppo, è ipixelini. Tutto in descrizione. Per oggi è tutto. Fatto il misgatto! Mamau!